vuole aprirci le terme. Le terme per Fano sono un obiettivo che rimane così inevaso da tanto tanto tempo. Ebbene, è ora che questo progetto venga alla luce e c'è una forte sollecitazione da parte dell'UDC, ma anche di altre componenti sociali della nostra città per quanto riguarda la società Romani, affinché ci faccia sapere a che punto è il progetto. Stefano Pollegioni ha convocato una riunione oggi qui all'aperto a San Lazzaro per sollecitare la società. Che cosa intende fare? Ho voluto organizzare questa conferenza stampa con un coinvolgimento maggiore perché sono presenti le associazioni di categoria, sono presenti istituzioni anche regionali con il presidente e consigliere regionale Dino Latini, proprio per dare questa spinta più forte nell'avere questa risposta dalla società Romani. Un progetto che ha coinvolto la città anche con la presentazione del rendering al Teatro Masetti e del quale ad oggi non si è saputo più nulla. Sono state in qualche modo professate parole di posti di lavoro, quindi speranza ai cittadini, oltre alla speranza di un degrado che sarebbe andato a finire. Ad oggi il degrado invece lì è peggiorato, non sappiamo più niente del progetto e quindi vogliamo chiedere alla società Romani se saranno terme sì o terme no, con più forza e con l'aiuto di tutte queste collaborazioni istituzionali che abbiamo qui oggi. Interessati al progetto sono anche le realtà dell'entroterra, abbiamo qui la signora Stortiero, presidente del Consiglio Comunale di Terre Roveresche, anche quindi le comunità collinari, diciamo così, sono interessate a Carignano. Qui afferivamo un po' tutti, insomma chi aveva dei problemi a livello di salute poteva afferire questo tipo di cura. È molto importante oltretutto, essendo anche un'amministratrice, che l'amministrazione dia delle risposte, oltre alla società, anche l'amministrazione deve dare le risposte su questa questione, quindi è un interesse comune e avere questa struttura è un interesse per il bene comune di tutti i comuni che abbiamo limitrofi, di tutte le persone che fanno parte di questa provincia. Quindi sono più comuni coinvolti ed è coinvolta anche la regione, perché abbiamo qui il presidente del Consiglio regionale Latini. Presidente, Fano è in attesa da lungo tempo per riavere le proprie terme. La regione a questo punto cosa può fare per accelerare i tempi? La regione può ascoltare le proposte che viene dal territorio, in questo caso è molto importante che Stefano Pollegioni per conto dell'UDC abbiamo mosso le acque, per così dire, riprendendo un percorso che è stato più volte interrotto, con la speranza che questa volta sia invece a un passaggio decisivo, e cioè che la spinta che viene dal territorio, dalla popolazione, da coloro che hanno visto l'attività svolta nei termini di Carignano e le possibilità future di una loro riapertura funzionale al 100% sia accolta prima di tutto dall'amministrazione locale, dalla nuova amministrazione che si insiederà dopo il giugno 2024, e sia portato anche all'attenzione delle altre istituzioni, compresa la Regione Marche. Quindi ci può dire che tutte le pratiche burocratiche, tutto ciò che serve per autorizzazioni, permessi eccetera è stato già definito, espletato, oppure c'è ancora qualcosa in ballo? No, mi sembra che la situazione sia ancora ferma, sospesa, no? Manca a monte, diciamo così, una volontà generale che è quella di credere sul progetto, perché se si crede sul progetto poi le difficoltà di ordine burocratico e tecnico sono superabili al di là del tempo che vi è necessario. La spinta appunto che viene da questa iniziativa è quella di far sì che si superino gli ostacoli di natura tecnica, ma prima ancora che ci sia un impulso fortemente politico, parlo di politica di amministrazione locale, affinché il territorio sia valorizzato anche attraverso l'attività delle terme di Carignano. Io questa azione la ritengo importante perché significa mettere al centro, diciamo così, o nei punti nodali dell'agenda futura dell'amministrazione di Fano e degli altri comuni con termini la possibilità di avere un servizio importante che chiama anche buona parte di coloro che ne hanno bisogno in termini turistici. Propaganda.